Ci troviamo stamattina nel comune di Comiziano, proprio l'edificio della casa comunale che gentilmente ha messo a disposizione il signor dottor Napolitano Paolino. Innanzitutto vogliamo ringraziare per la sua disponibilità e per la gentilezza che ha mostrato alla nostra richiesta di una piccola intervista. Sindaco, noi siamo qua stamattina innanzitutto per questo. Oramai questa busta è un po' conosciuta da parte dei nostri lettori. Noi siamo un giornale online. Zona Mandamento, Bassi Spina. Molti cittadini è giunta a casa, è arrivata a casa questa benedetta, maledetta multa, busta che contiene una sanzione pecuniaria, proprio in violazione del codice della strada circa la velocità per quanto riguarda un tratto di strada proprio del comune di Comiziano dove è installato un autovelox. Quindi siamo qua innanzitutto per chiedervi quali sono state le ragioni che hanno spinto l'amministrazione a posizionare quell'autovelox? L'installazione di quell'autovelox sulla nazionale 7 bis che si trova nel tenimento di Comiziano è stato pensata di mettere l'autovelox per prima cosa quella di assicurare la sicurezza per gli automobilisti, perché quella è una strada nazionale e quindi si sono verificati parecchi incidenti mortali e oltre a vari incidenti così senza lesioni gravi per l'automobilista. Questo è stato il motivo prima per cui siamo stati, non dico costretto, ma per venire proprio incontro alla sicurezza dei cittadini. Questo è stato il motivo principe, anche se qualcuno ha detto che quell'autovelox è stato installato sulla nazionale 7 bis per fare cassa. Questo non è per niente vero, perché anche se il comune di Comiziano ha avuto un ammanco di circa 800.000 euro, stiamo cercando di risanare con del risparmio, di non fare spese inutili o voluttuarie per il comune, quindi stiamo sanando quelle che sono le casse del comune, però per un altro motivo. E per questo abbiamo anche evitato di fare un dissesto finanziario, perché fare dissesto finanziario significa aumentare le tasse al 100%, dare la contabilità sotto alla prefettura che invierebbe dei funzionari per la contabilità. E quindi noi abbiamo evitato, e poi lo voglio dire non per presunzione, io sono un sindaco, ho rinunziato allo stipendio e a tutte le indennità, perché io mi dispiace per gli automobilisti, alcuni lavoratori che percorrono quella strada tutti i giorni per andare al lavoro. Io vivo, solo questo voglio dire, io vivo sul sociale. Come ha detto lei, però il codice della strada, l'articolo 142, per questa violazione prevede il minimo 168 euro a seconda dell'eccesso di velocità che viene rilevato dal macchinario, dall'autovelox. Quindi non parliamo di un periodo di crisi economica dove tutte le famiglie arrancano per arrivare a fine mese. È un problema, perché non è la classica sanzione di 50, 40, 30, 60, avrai in tutte le ragioni per l'installazione, eccetera. È proprio un problema serio. Anzi, mo abbiamo incontrato anche persone che gli sono arrivate due, tre multe, persone che una sanzione addirittura a 500, anche se la scatta la sospensione della patente, quindi a 0. Quindi è anche un problema. Sì, d'accordo alla sicurezza, ma anche un problema sociale a questo punto, perché le famiglie sono un po' indignate non tanto per la multa, ma anche per la sanzione in sé per sé che prevede il codice della strada nell'ambito di questa violazione. Per quanto riguarda la sanzione dovuta al superamento del limite di velocità, quel 50 km all'ora non è stata imposta dall'amministrazione, ma è stata imposta dall'ANAS, da cui abbiamo avuto tutte le autorizzazioni con le apparecchiature tarate e certificate. Quindi non dipende da noi il 50 o il 60 per quanto riguarda il limite di velocità. Questo ci è stato imposto proprio direttamente dalla NAS.
Io mi auguro per il futuro di rivedere questo limite di velocità, contattando direttamente l'ANAS e anche la società che ha installato, perché noi abbiamo anche un contratto con la società, perché la società ci ha detto no, quello è il limite che ci è stato imposto dall'ANAS e quindi dobbiamo rispettare quelle che sono le disposizioni ricevute. A proposito di questo limite, non nascondo la nostra natura di essere anche legali, quindi questo limite poteva, secondo il modesto nostro parere, poteva essere posto a 50 qualora, questo lo prevede il codice della strada, articolo 142, qualora quella strada rientrerebbe, facesse parte, tagliasse un centro urbano, avesse i connotati, le caratteristiche di un centro urbano, quindi cosiddetta strada urbana. Secondo il nostro modesto parere, quella strada non ha queste caratteristiche. Non avendo queste caratteristiche, il limite legittimo era quello di 70, perché il codice poi prevede, a seconda delle caratteristiche delle strade, il limite che va posto su quelle strade. Quella, secondo noi, non è una strada urbana. Secondo noi, sempre in riferimento al codice della strada 142 e poi l'articolo 3, il quale definisce centro urbano quella zona di un comune laddove vi sono degli edifici, almeno 25, contigui. E noi pensiamo che dove è stato installato questo apparecchio, l'autovelox, non abbia queste caratteristiche quella zona. E quindi era legittimo installare e mettere un limite però un po' più altino, come lo prevede l'articolo 140, 70, almeno 70. Detto questo, chiediamo se avete disponibilità, se pensate in futuro a rivedere almeno il limite e di questa fissato adesso, innalzandolo un po', così perché 50 è un po' troppo. Poi teniamo presente che quella è una strada in discesa, chi viene da Baiano, chi viene direzione Nola, ha proprio problemi proprio di condurre l'autovettura al di sotto dei 50 fatidici chilometri all'ora. Ma quel limite, dicevo precedentemente, che c'è stato imposto dall'ANAS, se non fosse stato così, l'ANAS non ci avrebbe autorizzato a installare l'autovelox sulla nazionale 7 bis, strada statale di proprietà, diciamo, dell'ANAS. Ma quanto riguarda poi il futuro di rivedere, io sono disponibile, come dicevo precedentemente, a contattare l'ANAS e discutere per vedere se si può aumentare questo limite di velocità. Per il momento, io in questo momento posso prendere soltanto un impegno, però devo sempre consultarmi con quanto riguarda l'ANAS, che è la proprietaria della strada. No, lei ha ragione, io puntualizzo. Non, l'ANAS però, il presupposto che vi ha detto di mettere 50 è perché voi avete configurato quella bratella di strada, quella strada come strada urbana, perché se no l'ANAS non poteva dire vicino a voi là il limite è 50. Dato che voi avete configurato questa strada con queste caratteristiche e quindi automaticamente il limite è 50, giustamente l'ANAS, se volete mettere il limite, la strada è urbana, quindi va a 50. E bisogna proprio cambiare proprio la denominazione, la identità di quella strada. Non è una strada urbana, questo è un nostro modesto parere, e quindi innalzarlo un po', 70, 80, come prevede il codice della strada. Ma innalzare a 60, 70, ma dovremmo avere sempre l'autorizzazione da parte dell'ANAS, quindi ho detto precedentemente, forse mi ripeto, che senz'altro mi farò promotore di intervenire per vedere se poter modificare questo limite di velocità. Sindaco, l'ultima domanda, per quanto riguarda il vecchio, perché oramai sono arrivate queste multe, se hanno uno spiraglio, non dico di condono, ma di un, non lo so, una soluzione alternativa, pagare una percentuale, lo so che voi siete legati alla società, è tutto un contratto, però eventualmente ci avete disponibilità, potete intavolare un tavolo di trattativa con la società, se ci hanno uno spiraglio questi cittadini per quelle già, diciamo, sanzioni già definite. Io già mi sono mosso su questa linea e ho già contattato di rivedere con la società che sta gestendo l'auto Velox, di incontrarci proprio per vedere se possiamo sanare
e invece di pagarne due, tre, ne pago una e le altre. Però mi si diceva, poi parlando con la vostra collega, voi fate l'avvocato, lo sapete meglio di me, nel momento in cui è stata spedita, quello è un atto giudiziario che non può essere annullato. Da un punto di vista legale, io non faccio l'avvocato, io faccio il medico, mi si diceva, certo, ma voi non lo potete annullare, perché quello è un atto giudiziario. Come fate ad annullare l'amministrazione comunale o la società ad annullare un atto giuridico? Io la risposta in questo momento non ve la do, se si può annullare o non si può annullare. Certamente, come dicevo, mi farò promotore di convocare la società e vedere il di modificare questo limite di velocità di concerto anche con l'ANAS. Avete ragione, è complessa la vicenda, non si può semplicemente annullare, effettivamente ha ragione, però mettendo in un tavolo con tutte le parti si potrebbe trovare una soluzione. Le anticipo che, giusto come dicevo prima, cioè, è sotto un gruppo su Facebook di persone che praticamente vogliono, lamentano queste sanzioni, eccetera, e hanno per domenica organizzato una protesta pacifica. Boh, non lo so se lei ci sarà, non ci sarà, conosciamo la sua gentilezza, disponibilità, eventualmente c'è un rappresentante, se vuole, se lei è disponibile a incontrarlo, se non domenica, qualche altro giorno, questa è l'ultima cosa che voglio chiederle. Io sono disponibile a incontrare qualsiasi persona che protesta pacificamente e sono pure, dico io, stiamo in uno stato di diritto, uno deve protestare quando vuole, sul giornale, in radio, in televisione, per le strade, purché queste manifestazioni siano democratiche e siano pacifiche. Se queste manifestazioni poi debbono degenerare in tumulti, scontri, allora io su questo non ci sto. Io sono disponibile in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno della giornata, di mattina, di mezzogiorno, di sera, a ricevere al limite una rappresentante. Se poi questa manifestazione dovesse degenerare, allora io non sono d'accordo, quindi mi rifiuto, ma non mi rifiuto perché non sono democratico, non sono aperto, io sono molto trasparente. Io qua ho detto, come precedentemente, il comune di tutti, qui possono venire a protestare, a lagnarsi, a criticare, a dare consigli, suggerimenti all'amministrazione, io sono aperto. Però se si dovesse poi verificare una cosa di questo genere, non voglio che poi mi si dica che io faccio intervenire i carabinieri o le forze dell'ordine per sgombrare il comune. Io se ci sarà questa manifestazione, se mi contattate, io sono disponibile, accetterò pure di avere un confronto con qualche rappresentante di queste manifestazioni. Signor, conveniamo con lei, per quanto riguarda l'ultima osservazione ha perfettamente ragione, sempre nell'ambito della legge, in modo pacifico, ognuno può dire la sua e quindi lei ha detto bene. Ringraziamo ancora per la disponibilità e gentilezza del sindaco che ci ha mostrato, sia per questa intervista sia per l'apertura a eventuali futuri incontri. Buon lavoro e arrivederla.